Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà. Coraggio, Adam. Tu con due uomini bloccali nel canyon. Va bene, sceriffo. Joe, William, venite con me. Credete di tocca a lei, professore. Sono in come dici? Ormai. Tocca a lei. Se non riesce a fermarmi, ci penseremo. Ah, sì, noi certo. Andiamo, sceriffo. Va bene. In bocca al lupo. No, questa è la mia, lei ha i neri. Vedete quella colonna di fumo? Oh, sì, sono sì. Loro, sono i federali. Presto, ragazzi, sono arrivati i rinforzi. I federali, arrivano i federali. Molto bene. 1, 2, 3, 4, 5. Molto bene, professore. Benissimo. Fresca. Fresca come l'erba dei campi. Fumate anche voi le deliziose sigarette Green, le uniche sigarette alla clorofilla che non sanno di tabacco, ma che hanno il profumo e l'aroma dell'erba fresca dei campi. Green, la sigaretta che ha il profumo della primavera. Ma che le prende, il professore? Il profumo candido non nuoce ai che polmoni. Che vi prende a tutti? Vi siete incantati tutti quanti? Ma cosa vuole lei? Vi siete completamente libambiti? Perché protesta sempre? Se non le piace questo programma, possiamo cambiare canale. Capirai quanta differenza a cambiare canale. Sigarette Green. Green, la sigaretta che ha il... È Cooper che prende il comando. Ma sbanda paurosamente... Ecco, ho cambiato canale. Siete contenti? Corse automobilistiche. Bello spettacolo. Questo sì, non è meraviglioso, signori? È stupendo, uno spettacolo incomparabile. Guardate che faccia. Se vi affrettate, riuscirete anche voi a godere di questo beneficio. Per soli $5 la settimana avrete un frigider nuovo, efficiente, comodo, $5 la settimana? E non basta, concorrerete certo al sorteggio di 10 comodo, economico, e non basta. Un di 5 milioni, una magnifica occasione. Sì, magnifica, una magnifica occasione, fresca, certo. Fresca come l'erba dei campi. Fumate anche voi le deliziose ecco, sigarette. Bevetevi tutte queste idiozie. La sigaretta che ha il profumo dell'erba fresca. $5 la settimana. Il frigidaire. Le corse automobilistiche. Bevetevi tutto e vi faccia buon pro. Signor Lindsay, che cos'è? È una radio, non lo vedi? Sì, e a che serve? Vorresti dire che non sai a che serve una radio? Sì, che lo so, ma una come quella non l'avevo mai vista. Nessuno aveva mai visto una radio come quella. Because that's a very special sort of radio. In its days, circa 1935, its type was one of the most elegant consoles on the market. Now, with its fabric-covered speakers, its peculiar yellow dial, its serrated knobs, it looks quaint and a little strange. Mr. Ed Lindsay is going to find out how strange very soon, when he tunes into the Twilight Zone. Ora sta attento ai gradini, figliolo. Ehi, che cosa ha trovato? A lei che cosa sembra? Una radio. Bravo, hai indovinato. Piano, piano. Questa la conosco, Ed. Credevo che l'avesse buttata via. Io non butto mai via le cose che mi interessano. Vuole una mano, Ed?